giusto è sto punchliner, world finest è adesso. No liars, provider, connesso. You radio, you radio, you radio, you radio. Ascolto punchliner, hey Zinca, nel forum, you radio, oh. Il prof, ogni lunedì poi ascolto punchliner. Lord Madness Crazy. Allora, con Suicidio Fallito è un piacere riaverlo per la seconda volta ospite qui con noi su Punchliners. Lord Madness, come stai? Bene, dai, accomodato, ma per il buon hip hop che mi ha portato due live uno dopo l'altro, e quindi ci può stare, insomma, che la stanchezza è una cosa buona in questo caso. Ma senti che voce calda e profonda che c'ho. Hai visto, hai visto. Sei carico? No, quindi sono distrutta, eh? C'è la voce bella carica per i live, giusto? Facevi le prove, io dovrei farle anch'io qualche prova, però no, forse non sono ancora a quel livello, dai, come spiega. No, ho suonato due giorni di fila, un giorno a Roma ai 30 anni di carriera da Ice One, e poi il giorno dopo sono andato a Torino. Sono tornato ieri sera, sono ancora un po', cioè in due giorni avrò dormito due ore, quindi insomma sto ancora un po' in ripresa, però sono carico uguale. Però due giorni pieni, dai, sei sì, soddisfatto. Vabbè, ma sì, tantissimo. Bene, bene, quindi io ti volevo chiedere per l'appunto come stava andando il tuo disco, quindi già mi hai risposto veramente che sta andando molto bene, visto la mole dei live. Sì. Vabbè, diciamo che per i rendiconti, quelli diciamo ufficiali, quello vabbè, tocca aspettare un po', anche un paio di mesi, diciamo, un mese, due mesi massimo per avere i primi rendiconti. Poi posso dire che comunque di live se ne fanno e ne arrivano sempre tanti altri, e quindi poi si sa che molte copie le vedi dal vivo. E diciamo che i riscontri fino adesso sono molto, direi anche esaltanti a tratti. Non voglio fare l'ottimista, perché proprio non è una parte in cui mi trovo benissimo. Però non posso dire altrimenti, non posso negare che il disco sta andando bene anche come riscontro da parte, cioè di gusto da parte delle persone. Guarda, io sono molto contento perché comunque ci siamo lasciati, tra virgolette, radiofonicamente parlando, se si può definire così. Sì, infatti volevo dirci. Capito? Che era appena uscito comunque il tuo lavoro con Brain, anche Suicidi, e poi era proprio pronto, comunque stavi già annunciando Suicidio Fallito, e quindi è anche bello così, abbiamo chiuso un cerchio anche con noi, quindi mi trovo... Bellissimo. Mi trovo partecipe della cosa, sono contento, quindi poi visto che... No, sono contento anch'io, cioè... Bene. Vuol dire che insomma cioè alla fine sono prolifico da un certo punto di vista, c'è anche chi è più prolifico di me, c'è anche chi è stitico, però alla fine il settimo cerchio è stata anche una cosa inaspettata anche per me, perché comunque non era nemmeno facile... incontrare una persona con cui a distanza di così tanti chilometri, con cui riuscire a fare un disco sempre a distanza e poter ipotizzare anche così tanti live, quindi quella è stata una cosa un po' inaspettata anche per me. E poi Suicidio Fallito era già in cantiere, e quindi insomma quello è il presente, che però parla anche di passato, esatto. Un disco insomma molto autobiografico a tratti, e altri tratti poi li scopriremo pian piano. Perfetto. No, infatti guarda, io già dall'intro che c'è questa voce, tra l'altro penso sei te nella voce di introduzione, giusto, su chi è Maddy? No, è Maddy. Ok, però ecco già, cioè, proprio si vede proprio... Ti dà modo di entrare veramente proprio nella tua mente, però non è che dice, io nel disco ho ascoltato tutto per intero, ho visto comunque che c'è
dei tratti appunto caratteristici tuoi, quindi con delle punchline assurde, con degli incastri pazzeschi, con questa aria quasi da psycho appunto, però anche delle cose molto tue, intime, specie nelle ultime canzoni, quasi a mo' di chiusura. E sì, una sorta di chiusura del cerchio. Esatto, io infatti ti volevo chiedere quanto è stato in qualche modo difficile poter comporre questa cosa, perché comunque sono andato a toccare anche temi molto intimi nei tuoi personali, e quindi penso che non sia stato forse così facile o così tranquillo poter scrivere. Diciamo che forse è più semplice per me dirlo in una canzone che se ne parlassimo in maniera così, insomma, discorsiva. Se tu mi chiedessi, dai, parlami del dolore nel vuoto, oppure parlami di giorni cattivi, io cioè ti risponderei vatti a sentire la canzone, perché alla fine cioè è una canzone dove dico tanto, dove dico tutto quello che in quel momento stavo provando o che comunque avevo passato, cioè appunto è un pezzi autobiografici al massimo, cioè non autobiografici che magari, dove magari si usano metafore o doppi sensi per far capire qualche altra cosa, no, sono autobiografici e molto diretti. Insomma, vabbè, tu l'hai sentito, quindi capisci, certo, capisci quello che sto dicendo. Okay. Spero che tutta la gente che stia adesso a sentirci o ha già il disco o andrà a sentirlo successivamente, a procurarselo. Sì, insomma. Poi sì, il disco c'ha varie sfaccettature, inizia in un modo, finisce in un altro, in ogni caso è un disco estremo. È un disco dove ho messo tutta la rabbia di una vita difficile, diciamo, tutta la rabbia in corpo. Poi naturalmente io uso l'ironia e quindi molte cose le smorzo, no? Come che ne so, raccontare una barzelletta che però è di un evento drammatico, no? Tu sorridi e scherzi su qualcosa di drammatico, certo. Di drammatico. Sì, capito. Cioè, o dici cose, quello che ti viene in testa. Guarda, mi viene da fare subito un parallelismo anche con un'altra canzone che hai fatto, quando appunto parli anche di generazione Facebook, come mai su Facebook si leggono costantemente vignette o battutine anche di eventi drammatici. E poi vorrei anche aggiungere, sì, nel senso, poi non sempre l'ironia è forse un modo, sì, come tu hai detto, per sdrammatizzare, però che può nascondere veramente tante sfaccettature intorno. Io da tutto il disco che ho visto, oltre a evidenziare alcune punchline fantastiche, una tra le più belle che di incastri così, che forse non tutti sanno, a me quando fai il paragone con Billy Ball e Michael Jackson hai vinto, io ho riso 40 minuti, cioè quando i quindicenni puttane pronte per il sesso sono il primo fan di Billy Ballo da quando è morto Michael Jackson, Mad Back in Action, pallido in viso, tifico depresso, valgo 50 cent come Curtis Jackson. Ecco, cioè, per me hai vinto, perché c'è anche soltanto il discorso con Billy Ballo, con la ragazzina, con Michael Jackson, cioè, bravissimo, veramente, cioè, fantastico. Ma sì, però è come dire, entro in un negozio di giocattoli con padre fedele, non lo so, cioè la gente può dire, oh, ma senti questo che cazzo ha detto, è un coglione. Sì, sono un coglione, però devi riderci di questo, no? Non devi indignarti. Ma guarda, forse la cosa migliore da fare è anche far ridere. Io ho visto che comunque nel disco parli anche di argomenti in un tono che magari ha una prima lettura potrebbero essere quasi molto forti, no? Però le disegni con una mentalità, però denunciando un fatto, nel senso, io mi viene anche da parlare per quanto riguarda, non lo so, su Natasha ad esempio, tu parli tra virgolette di come abordi questa ragazza e poi alla fine si scopre minorenne, però cioè contemporaneamente io vedo comunque la denuncia anche denuncia anche da parte nostra più grandi, che ci sono certe ragazzine che penso che io mi metto tra quelle persone che non riescono a capire l'età, però c'è un discorso dietro enorme, cioè la cosa che mi piace molto di te a livello artistico è vedere come in una singola canzone ad esempio con l'ironia e con un punto di vista diverso fai vedere invece tante realtà che magari molto spesso non vogliono manco essere dette per decoro o per qualche altra cosa. Ma
c'è anche, vabbè, naturalmente perché molti non è che si accollino facilmente un argomento delicato, o comunque sta nella figura del rapper non fare autoironia. Cioè, comunque la cosa del prendersi sul serio, sono figo, sono bello, è una cosa che va più di moda, no? Mentre invece magari quello che dice sono figo, sono bello, magari è uno sfigato del cazzo. Certo. E quindi c'è un po' questa cosa qui. Invece io volevo, a parte c'è, cioè, generazione Facebook e Natasha si collegano molto, no? Anche sì, perché oramai i rapporti si fermano, cioè cominciano e muoiono anche su Facebook. Nel caso di Natasha c'è questa storia, vabbè, lo spieghiamo un attimo, insomma, o comunque vabbè, già hai detto qualcosa. Dio, proprio uno storytelling dove io mi rimorchio questa tipa, grande gnocca, ci sentiamo, bla bla bla, cioè scorrono le strofe, intanto succedono cose, si parla, tanto a me di quello che dice lei non me ne frega niente, l'importante è che me la porto a letto. Esatto. Alla fine me la porto a letto, ma e dico cazzo, cioè mi guardo allo specchio e dico cazzo, cioè sono un figo, mi sono svegliato, mi sono scopato questa tipa che è una gnocca. E penso quindi la cosa maschile che pensa di pensare di essere dei giganti del sesso, dei rocco si freddi, invece arriva lei e dice guarda che ti ho preso solo per il culo, e poi si becca il ricatto della tipa che è minorenne e dice oh guarda che con me puoi andare in galera. Quindi c'è sia la cosa del rapper macio, il figo, quello che rimorchia e dice cazzo, sono un figo, e sia la cosa comunque la critica anche alla figura femminile di queste quindicenni, magari un po' così disinibite, che non dimostrano nemmeno l'età, cioè, beh, quello non è colpa loro, cioè. Si sa che il maschio sta ancora con i Playmobil e le donne stanno già ai blowjob, però no. Hai vinto, però, su tutta la linea. Vabbè. No, dico, hai vinto un'altra volta, così proprio in diretta. Ma guarda, se volevi, cioè io lo dico sempre, se volete un'intervista politically correct, non so se conviene. Non siamo assolutamente così noi, guarda. Poi non so gli altri ragazzi di YouRadio, però io personalmente non sono così, anzi niente, faccio pure qualche annuncio in radio per fare il rimorchione, poi puntualmente prendo due di picche, speriamo di non prendere minorenni. Utilizzi la radio per questi loschi scopi? Mi sembra anche giusto, ogni tanto, dai, si fa, no, ti dedico una canzone. Questo l'hai detto solo perché stai al telefono con me, No. Entrato un po' nel trip e quindi... Ci sta. No, però ecco, ti dicevo, la cosa che mi ha molto stupito di questo disco, che magari prese singolarmente le tracce possono parlare di un argomento con più parti, diciamo, più volti, però si ricollega. Adesso nel discorso, ad esempio, mentre mi stavi parlando, io mi vengo anche in mente quando dici sono l'ultimo rapper in Italia con la bandana, la musica che fa. Sì. È un disco, non lo so, magari io sono reo nel... Sì, dimmi cosa hai interpretato. No, nel senso, ho visto che magari tu dicevi il discorso del rapper, la tua celebrazione, della critica contro Facebook, di questo e di quest'altro, e magari io posso essere una persona che ancora, diciamo, in questa era così digitale, così sdoganata, eccetera, eccetera, io riporto un certo tipo di rap, ma anche un certo tipo di persona, forse, dimmi se sbaglio. Sì, comunque cioè, anche quello si ricollega all'autoironia, al un po' al prendere per il culo la figura del rapper, no? Certo. Dico, sono l'ultimo rapper in Italia con la bandana, un auto. Vabbè, poi faccio anche il parallelismo con